questa è la seconda proiezione della sezione dedicata ai film del Torino Film Lab, che sono di anno in anno sempre più numerosi. Il Torino Film Lab ormai non ha più bisogno di presentazioni perché è una realtà internazionale conosciutissima, sempre più importante, che aiuta sempre di più il cinema e che ha aiutato moltissimi autori negli ultimi anni, moltissimi grandi autori a farsi conoscere a livello internazionale, ad arrivare a produrre il proprio film e a girare per i festival. Lascio subito la parola a Francesco Giaivia, che introduce il film che vedrete fra poco, che si chiama Aleli, un'opera seconda di Letizia Jorge. Doveva esserci con noi il produttore, ma non è riuscito ad arrivare, ma Francesco vi racconterà tutto quello che c'è da sapere per godere al meglio della proiezione. Grazie ancora per essere così numerosi. Grazie Chiara. Buon pomeriggio, benvenuti. Il Torino Film Lab non ha bisogno di presentazioni, ma noi la presentazione mia ve la beccate lo stesso. Ripetita Juve. Io arrivo di corsa dalla scuola Holden, ieri mattina e questa mattina 250 professionisti del cinema che arrivano da tutto il mondo, dall'Indonesia agli Stati Uniti, alla Francia, veramente da ovunque, si sono incontrati in una cosa che noi chiamiamo meeting event. Il meeting event del Torino Film Lab, che si svolge ogni anno nel primo weekend del festival, è il momento di coronamento in cui tutta la grande comunità del Torino Film Lab e soprattutto le persone che con noi hanno condiviso un percorso di sviluppo dei propri progetti nell'arco dell'anno si ritrovano per presentare i progetti dei loro film a appunto una comunità di professionisti che arriva da tutto il mondo, che quei film li aiuta a farli esistere, a farli, a costruirli e a produrli. Ogni anno noi aiutiamo circa 30 film su due programmi, uno si chiama Script Lab e uno si chiama Feature Lab. Molto semplicemente sono dei workshop che si svolgono in giro per l'Europa durante l'anno. Script Lab da trattamento, quindi insomma 10 pagine all'interno del quale c'è l'idea di un film fino alla sceneggiatura completa. Feature Lab dalla sceneggiatura allo sviluppo avanzato di tutti gli aspetti creativi di un film. Il film che state per vedere, e io sono contento che ci sia anche un film come questo, perché Torino Film Lab, uno immagina laboratorio, quindi un luogo un po' dove si fanno anche delle sperimentazioni spesso ardite, è il caso del Torino Film Lab, ma in realtà la forza maggiore, io credo, del lavoro che facciamo insieme ai registi, ai produttori, è quello di costruire ogni anno un panorama il più possibile vario di cosa può essere il cinema, di cosa possono essere i primi, secondi film degli autori che arrivano dai quattro angoli del globo. In questo caso state per vedere una commedia familiare. In genere le commedie familiari hanno tre topos. Qualcuno si ammala, un parente, bisogna andare a trovarlo, la famiglia si ritrova, succede un pasticcio. Il parente muore. E il parente è morto, allora bisogna gestirsi tutto quello che lascia. Questo è il caso del film di questa sera, una commedia abbastanza nera, scoppiettante, molto diversa dagli altri film che avete modo di vedere in questa sala, qui Reposi 2, lungo tutto l'arco della giornata, quindi se vi capiterà di tornare in qui per vedere Torino Film Lab, vi ribeccherete più o meno una variante dello stesso discorsetto che vi ho fatto adesso. E quindi direi stop, buona visione, buon divertimento, buon Torino Film Festival. Grazie. Grazie ancora, buon film.